Ma dai, sempre video, sempre così, video seri. Perché non facciamo ogni tanto qualche video un po' stupido, facendo finta che sto parlando il Range Extender. No, no, in realtà mi sa che è meglio che mi metto un attimo normale e faccio partire la recensione in maniera un po' seria, eh? Sì, decisamente. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio presentarvi un prodotto sempre della casa TP-Link, parliamo del TLVA855R. Questa è la confezione di vendita, è praticamente un range extender che ha la possibilità anche di funzionare in modalità access point. Oggi vi faccio un brevissimo video che vi spiega prima di tutto come configurarlo ed utilizzarlo in modalità range extender e poi andremo a vedere come configurarlo ed utilizzarlo in modalità access point. Beh, allora non vi resta che spolliciare sul video, iscrivervi al canale, mando la sigla e ritorniamo sempre qui, magari in una posizione un po' diversa, per spiegarvi come configurarlo. Sigla! Ok ragazzi, adesso partiamo con la configurazione, quella più semplice, tramite il tasto DVPS. Ok, quindi il prodotto verrà configurato in modalità range extender. Per far ciò dobbiamo collegarlo in una presa di corrente vicino al vostro modem router principale ed andare ad accoppiare i due dispositivi tramite il tasto DVPS. Ok, una volta collegato alla corrente vedrete che il LED è rosso. Andiamo a premere il tasto DVPS o prima sul range extender o prima sul vostro modem router. Teniamo premuto il tasto DVPS nel 7490, ricordo che nel modem di Telecom dovete premerlo soltanto una volta per un secondo e inizierà a lampeggiare la spia VLAN nel Flixbox. Anche nel Telecom lampeggerà la spia Wi-Fi. Quindi dovete capire come attivare il vostro VPS sul vostro modem router, prima cosa che dovete fare. Successivamente andiamo a premere il tasto DVPS sul range extender. Vedete che inizierà a lampeggiare in maniera regolare e molto lenta il LED del vostro range extender. Ora non dobbiamo far altro che aspettare quei 20 secondi che il prodotto si configurerà in maniera velocissima. Vedete che sul Flixbox il tasto DVPS ha smesso di lampeggiare e anche qui adesso inizierà a configurarsi. Attendiamo 2 minuti. E poi il prodotto è configurato. Vi ricordo che il range extender, per poter estendere il segnale Wi-Fi, ha bisogno di essere collocato in una posizione dove la rete Wi-Fi del vostro modem router principale è presente. Il LED sulla parte frontale del range extender, che tra l'altro è l'unico LED presente sul prodotto, vi indica anche se il segnale ricevuto dal vostro modem router è sufficiente o no. Per sapere questo, se è verde è sufficiente, se invece diventa arancione, il prodotto deve essere necessariamente avvicinato alla sorgente wireless, in questo caso al vostro modem router. Ciao ragazzi, adesso siamo passati al metodo di configurazione 2, ovvero quello in modalità access point di questo TLVA855RE. Prima cosa da dire: il prodotto per funzionare in modalità access point dovrà essere sempre collegato tramite un cavo Ethernet al vostro modem router switch o comunque alla vostra rete tramite un cavo Ethernet. Quindi, prima cosa dovete prendere un cavo Ethernet, collegarlo al vostro modem e successivamente lo collegherete al range extender barra access point. Successivamente dovremo accedere alla pagina di configurazione del prodotto per poterlo configurare in modalità access point. Quindi Ok seguitemi. ragazzi, adesso siamo pronti per configurare il range extender in modalità access point. Se lo fate da un computer o anche da un cellulare, eccetera, dovete dimenticare tutte le reti wifi e far sì che il prodotto si collegherà solo alla rete che volete voi. Se avete anche un cavo Ethernet, tiratelo via perché non serve internet, serve che il PC sia isolato completamente. Andiamo a vedere tra le reti disponibili, vedete che c'è la rete TP-Link Extender 6E62DE con un punto esclamativo perché dice questo punto esclamativo sta a significare che non vi è internet, ma è normale, facciamo connetti. Successivamente lui sta connettendo, in realtà è già connesso e accederemo alla pagina di configurazione del range extender
con il link tplinkrepeater.net che vedete qua scritto in alto, e tra l'altro è scritto anche dietro al prodotto, oppure anche l'indirizzo IP http://192.168.0.254. Se facciamo invio, vedete che verrete reindirizzati alla pagina di login. Facciamo admin come nome utente, admin come password, queste sono le credenziali di default, tutti le avete così. Vi verrà richiesto di cambiarle, mettete ancora admin, 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 così almeno evitate che poi magari non ve le ricordate in un futuro. Lui vedete che adesso sta facendo un'analisi delle reti, perché dice ok, configuriamolo in modalità range extender, ma noi in realtà non interessa, quindi clicchiamo su impostazioni ed usciamo da questo quick setup. Andiamo qua in alto a destra, clicchiamo modalità e scegliamo la modalità punto di accesso. Facciamo salva, il prodotto si riavvierà e torniamo qua una volta completato il riavvio del prodotto. Ok ragazzi, adesso al termine del riavvio del prodotto vi apparirà questa pagina, siete scollegati dalla rete Wi-Fi alla quale eravate collegati poc'anzi e la connessione è scaduta, insomma vi viene un errore, ma non vi preoccupate. Adesso ritorniamo sulle reti wireless, ci ricolleghiamo al range extender e vedrete che magicamente avremo la connessione. Però c'è un però: questa rete ora è aperta e non ha una password, quindi per riuscire a proteggere questa rete rientriamo ancora nuovamente con tplinkrepeater.net, sempre l'http://, davanti, perché alle volte non funziona. Mettiamo le credenziali admin, entriamo all'interno del prodotto e vedrete che il menu sarà un po' differente da quello che trovavamo prima. In realtà prima non ve l'ho fatto vedere, comunque fidatevi. E praticamente in questo modo cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a proteggere la nostra rete Wi-Fi. Quindi andiamo in impostazioni, wireless, impostazioni wireless, e qui dentro possiamo definire il nome della rete Wi-Fi, che noi adesso scriveremo prova Ale. Sicurezza metterete VPA, VPA2 Personal, qui metterete VPA2 PSK e AES. In modalità Wi-Fi metterete 802.11n, ok? Larghezza canale metterete 40 MHz, il canale potete lasciarlo in modalità automatica e qui dentro metterete la password che servirà ai vostri dispositivi per collegarvi a questa rete, che in questo caso abbiamo chiamato prova Ale, e la password, tanto per cambiare, scriveremo prova Ale, quindi con due attaccate, prova Ale, ok? Facciamo salva. Appena fate salva verrete buttati fuori immediatamente da questa rete wireless, perché questa rete TP-Link Extender che ci siamo collegati poc'anzi non esisterà più, ok? Quindi fate in questo modo: chiudete la pagina oppure lasciate aperto tutto così, fate in questo modo, spegnete la rete Wi-Fi, attendiamo circa 10 secondi perché praticamente adesso la access point cambierà appunto il nome della rete Wi-Fi e quindi non troverete più quel TP-Link Extender di prima, ma troveremo la rete prova Ale con la scritta maiuscola e anche la P, e la password dovremo scrivere prova Ale con due attaccate. Adesso andiamo a riaccendere la rete Wi-Fi. Vabbè, in questo caso è ancora presente, ma adesso ecco, infatti è sparita. Magari attendete un bel due minutini pieni in modo tale che siete sicuri di non ritrovarla dentro, perché sennò create casini. Andiamo sulla rete provale, connetti, chiederà la password, ok? In questo caso vi dice di inserire il PIN. Noi dobbiamo cliccare sotto, fa connetti usando una chiave di sicurezza, e nella chiave di sicurezza abbiamo visto che dobbiamo mettere provale, ok? Quindi andiamo qui, andiamo dentro qua e scriviamo prova Ale, clicchiamo avanti, lui si connetterà e magicamente avrete la vostra connessione col vostro nome della rete, la vostra password, quindi nessuno vi potrà rubare la connettività. E se andiamo su Google, vedete che riesco
no, scusate, riesco tranquillamente a navigare. E ora io ho una fibra gigabit, ma d'altronde il range extender è un fast Ethernet, quindi più di 100 non potrete andare. Adesso vi ho messo altri dubbi, ma comunque vedete che il range extender funziona, perché se no non sarei riuscito neanche ad accedere al sito di speedtest.net, e di conseguenza questa è la prova che il prodotto funziona in maniera regolare. Niente, dai, per questo video, scusate, è tutto. Io vi ringrazio, vi invito ad iscrivervi al canale, che altri tutorial arriveranno, e chissà che questo range extender non lo metterò in palio in un contest natalizio. Vi saluto e niente, buona domenica. Ciao ciao!